innovazione e sostenibilità. Groupama e Lega Ambiente premiano gli amici dell'ambiente. Biocarburanti dai rifiuti umidi, la tecnologia Waste to Fuel. Si è tenuta a Milano la 17ª edizione del Premio Innovazione Amica dell'Ambiente 2021, concorso promosso da Lega Ambiente, che quest'anno vede la fondamentale partnership di Groupama Assicurazioni, che ha voluto valorizzare e premiare le giovani realtà aziendali più meritevoli per i loro progetti di sostenibilità ambientale. Quest'anno infatti abbiamo deciso di intraprendere questo cammino al fianco di Lega Ambiente, perché Groupama come gruppo rimane molto affezionato ai valori della mutua. Siamo una società di persone, le persone sono all'inizio o alla fine, e per noi quindi impegnarci ad integrare gli aspetti di sostenibilità, diciamo, fa parte del nostro DNA. Siamo una compagnia assicurativa e proteggiamo le persone, che vuol dire che cerchiamo di contribuire a un mondo più sostenibile seguendo i valori che ci hanno costituito. Riteniamo importante stare al passo col cambiamento. Recentemente, per esempio, abbiamo realizzato un progetto in cui veramente crediamo molto, un osservatorio sul futuro denominato Change Lab Italia 2030, nato per monitorare i cambiamenti a cui saranno esposti gli italiani nei prossimi 10 anni, in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite. 6 vincitori premiati, uno per ciascuna delle categorie in gara, 5 menzioni e 6 premi speciali assegnati da Groupama Assicurazioni, in un'edizione che ha visto una forte presenza di giovani. È fondamentale anche che ci siano i giovani che trovano quelle nuove soluzioni a quei problemi che i meno giovani non sono riusciti a risolvere fino ad oggi. Quindi, insomma, questa caratterizzazione sulle innovazioni ambientali messe in campo anche da chi magari esce fuori dall'università o è alle prime esperienze professionali dopo un'attività di ricerca, ci è sembrata la soluzione migliore per rendere merito a questa parte del mondo della produzione che può dare una grande spinta alla transizione ecologica italiana. Trasformare in biocarburante la frazione organica dei rifiuti solidi urbani è il modello di economia circolare Waste to Fuel di Eni, che consente di ricreare in un impianto industriale in breve tempo un processo che la natura compie in milioni di anni, ovvero trasformare biomasse in energia. Il tutto sfruttando gli scarti di cucina e i rifiuti umidi, pari ogni anno in Italia a 6 milioni e mezzo di tonnellate. Con il processo Waste to Fuel, l'umido viene valorizzato tramite la produzione di bioolio, con il recupero e il trattamento del suo contenuto di acqua pari a circa il 70%. Risultato, rispetto alla massa di partenza, è possibile ottenere circa il 15% di bioolio. Non solo. Oltre ai rifiuti, Waste to Fuel può trattare anche i fanghi degli impianti di depurazione, le potature degli alberi e gli scarti dell'industria agroalimentare e della grande distribuzione. Con una buona raccolta differenziata e una diffusione degli impianti Waste to Fuel, a livello nazionale sarebbe possibile ottenere ogni anno circa 1 miliardo di litri di bioolio, equivalente a circa 6 milioni di barili di greggio all'anno. Il bioolio può quindi essere direttamente utilizzato in miscele per il trasporto marittimo o raffinato per produrre biocarburanti ad alte prestazioni, mentre l'acqua recuperata dai rifiuti può essere trattata per il riuso all'interno dei cicli produttivi. La tecnologia Waste to Fuel è stata prima sperimentata da Eni con un mini impianto realizzato presso il Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili di Novara. Successivamente, alla fine del 2018, Eni Rewind ha avviato un impianto pilota presso il sito di Gela che può trattare circa 700 kg di rifiuti umidi al giorno. Grazie ai dati raccolti dalla sperimentazione, Eni Rewind sta progettando il primo impianto con questa tecnologia su scala industriale che processerà fino a 150.000 tonnellate di rifiuti organici ogni anno, equivalenti a quelli prodotti da circa 1,5 milioni di abitanti.